ti faccio il gestaccio, perché hai acceso la telecamera finché ci sono io qua che canto di nascosto? Volete? Vuoi che canto di nascosto? Per caso? Non l'ho accesa. Sì che l'hai accesa. No. Oh. Che bugiardo che sei. Puoi spegnere il mio telefono? Bella ragazzi, qui Gabo Scher, ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono qua, ho il cappellino che non mi piace, perché erano finiti quelli di Natale ed erano finite le barbe finte, perché io sono due settimane che dico dobbiamo andare a prendere i cappellini per Natale, però io ci vado oggi. Comunque ragazzi, siamo tornati in un facchio da Silvia. L'ultimo quando è stato, amore? L'ultimo? C'è bisogno che stai così vicino. Non me lo ricordo. Comunque ragazzi, questa rabbia. Ma sono impazziti. Comunque, allora, prima di iniziare tutto, allora, oggi ho selezionato alcune domande che mi avete fatto su WeChat, perché vi ho chiesto appunto nel video di aggiungermi su WeChat all'account gabodsq-official, perché d'ora in avanti ragazzi farò il FAQ leggendo da lì appunto, quindi ce ne sarà uno magari fra un mesetto sempre con lei, perché ci saranno tante novità che poi vi spiegheremo col tempo. Seconda cosa che la Silvia adesso non sa, la Silvia ha un account Instagram, quindi andate in descrizione, ci sarà il suo profilo Instagram, così voglio fargli un piccolo regalo, perché ogni tanto mi dice guarda sono arrivata a 20.000 follower su Instagram, allora io ho detto vabbè dai, adesso la sponsorizzo un attimo, non dirmi quanto mi hai pagato, però sono un casino qua, ma scusami, ma perché mi devi sponsorizzare, che io non faccio niente, metto solo delle fotine così. Comunque ragazzi, oggi risponderò a 9-10 domande che mi avete fatto, una sola in video perché era l'unica carina, perché appunto io ragazzi, cioè ovvio che non pretendo la qualità massima, però comunque le ho guardate quasi tutte, perché comunque dicevo che avrei avuto abbastanza tempo per leggere, ma alla fine così non è stato. Comunque è veramente imbarazzante fare un video con questo cappellino qua, Sì, se poi lo tiri anche perché dietro, poi mi fa piccione. Se poi lo tiri dietro con questi pompon così. Leggi la prima domanda. Ciao Gabi, innanzitutto ti faccio i miei più grandi auguri di Natale e un buon anno. Sei mitico, vorrei entrare nel video e vorrei chiederti qual è il tuo obiettivo su YouTube. Quanto vuoi crescere ancora? E secondo te uno YouTuber per essere amato come deve comportarsi? Sei un grande, ciao, buon bellissimo, auguri. Allora, io ovviamente non ho un obiettivo, cioè io faccio... Comunque se farò... io leggo le domande, io devo intervistarti e vedere il coso, il microfono. E su YouTube non ci sono obiettivi, nel senso che comunque sia finché camperò su YouTube, ragazzi, nel senso che fin quando non mi stanco farò video, insomma. Allora, per essere amato uno youtuber, vediamo che cosa dice la Silvia. Secondo me per essere amato uno youtuber deve essere abbastanza sincero, cioè quasi completamente sincero, sì. Molto umile, esatto, molto umile e sincero, e comunque dare tutto se stesso, anche un po' perché, come pezzo, anche no? Perché penso che ci sono due categorie di, diciamo, è brutto chiamarla così, però ormai non esistono solo gli youtubers, esistono praticamente le web stars, ok? E diciamo che ci sono due categorie, i personaggi e le persone che magari sono tra il personaggio e, diciamo, l'umiltà, ok? L'essere come si è anche fuori dai video. Secondo me i personaggi hanno sempre un botto iniziale, un'escalation veramente alta, e poi dopo si stabilizza fin quando non cade. Invece secondo me uno youtubers web stars umili hanno una scalata un po' meno progressiva, nel senso molto lenta, non molto lenta, no, però abbastanza lenta, normale, però comunque più duratura nel tempo, non, cioè nel senso... Cioè vuoi dire che praticamente in parole semplici... Sì. Che si crea un percorso che comunque è duraturo e costante e verrà ripagato perché avrà un percorso più lungo e più... Andiamo con la seconda domanda. Lo devo dire io. Andiamo con la seconda domanda. Babini, grazie signorina. Poi le chiedo il numero, Volentieri. Però dietro le quinte. Dietro le quinte. Allora. Ho staccato il microfono. No. Aspetta. Cavolo. Non tirare troppo. Ma le forze deve stare attaccate. Ok, piccolo incidente di percorso. La si va staccato il microfono. Stavo va bene. Sbadigliando. Ok, allora, vai. Qual è il gioco che più ti ha deluso in questo 2014?
E quale ti è piaciuto particolarmente? Beh, la bomba, sei un grande. Io l'ho messa... Così proprio. Io l'ho messa apposta questa domanda perché so la Silvia come la prende. Facciamo rispondere alla Silvia. Qual è il gioco che mi è piaciuto di più in quest'anno? Partiamo dalla domanda meno faticosa. Allora, quello che più ti ha deluso. Okay. Forse quello che più ti ha deluso lo posso dire. Secondo me quello che più ti ha deluso è già uscito, COD. Dai, è già uscito. Perché secondo me è quello, perché se è uscito non ci giochi mai. Allora, diciamo che allora, il gioco che mi ha deluso di più, sinceramente, FIFA e The Evil Within sono a pari merito. FIFA sinceramente mi ha deluso, ma attenzione, mi ha deluso perché sono io stupido che gioco a FIFA solo Ultimate Team, perché comunque secondo me Pro Club, Coop e comunque stagioni, carriere allenatore così sono fantastiche, però purtroppo io gioco solo Ultimate Team perché mi piace solo quello, non trovo altri interessi nel giocare le altre modalità a differenza di 4-5 anni fa. Purtroppo quest'anno devo dire che Ultimate Team secondo me è il peggiore che abbiano mai creato. E The Evil Within invece è stato un gioco con... Ma parla di COD. COD è già uscito, amore, è uscito a metà novembre. COD. No, inizio novembre. Mi è piaciuto, però mi piace di più Destiny. E quindi... E quindi per quello che non ci gioco tanto a COD. Ma non è che mi fa schifo, anche perché quando faccio video mi diverto, quindi... No. Gli si è rotto il piede? No, è una bambola voodoo. Dai, Occhio. Comunque, vabbè. Invece il gioco che mi è, appunto, come stavo parlando di The Evil Within, perché c'è stata un'aspettativa immensa di quel videogioco lì. Però è stato bello i primi minuti, come se gli sviluppatori avessero fatto apposta sta roba qua. Che tipo fanno bello un gioco per tipo un'ora e poi dopo diventa sempre ripetitivo e monotono. E per me è infatti è stato così. Poi infatti non so neanche però. Anch'io è stato ripetitivo e monotono. Ma non è vero, ma cosa dici? È una battuta. Comunque, invece il gioco che mi è piaciuto di più è Destiny, perché comunque è un gioco secondo me completo. C'ha tanti errori, tante cose che purtroppo potrebbero essere risolte, però non lo stanno facendo, non so perché. Ah, poi chiunque sappia un centro di recupero per malati di Destiny, vi lascio il mio numero in privato, poi contattatemi su Facebook, perché che mi contatti che ce lo portiamo a ricoverare, perché è completamente impazzito. Tu lo sai cosa hai appena detto, vero? Che cosa? Lo sai che adesso ti arriveranno miliardi di messaggi fake. Questo è il mio numero, dammi il tuo. Io c'ho un centro di recupero su Destiny. Non ci leggo. Alessandro Geusa o Geusa. Vabbè, è inutile che leggi il nome, vai. Silvia, come pensi si sia comportato Gabbo a livello di YouTube in quest'ultimo anno? Penso che, visto che non è stato un anno per niente... Dai, non mi... Vai. Penso che, visto che non è stato un anno per nulla facile... Bene, penso che non sia stato un anno piuttosto facile. Sta morendo. Non sai parlare da sola. Non sei come capo di Square. No, penso che si sia comportato come sempre, nel senso con tanta passione, tanta voglia di fare e tanta voglia di continuare. Qual è stata la cosa più bella che ho fatto quest'anno? Su YouTube? Bella domanda. La cosa più bella che hai fatto su YouTube. Mi fai solletico. Ah, nel capezzolo. Aiaia. No, intendi come esperienza o come video? Come esperienza. Ma penso che come ogni anno andare a Los Angeles forse è stata l'esperienza. A Los Angeles. A Los Angeles. E invece quella più brutta? Mi fatto di YouTube. Penso gli Web Show Awards. Perché? Awards. Perché? Perché non sei salito sul palco e ci sei rimasto male perché ci tenevi. Vabbè. Anche se le tue soddisfazioni, ribadisco, ce le hai poi tutti i giorni, non hai bisogno di... Le soddisfazioni sono siete, nel senso, io magari ho avuto un momento di debolezza quando magari ho detto ci sono rimasto male così, ma alla fine la soddisfazione più grande sono i risultati che ho ogni giorno, ormai... una media di 120.000 visite al giorno ai miei video, quindi sono veramente tante. Perché ti sei tolto il cappellino? Perché c'ho caldo. Quindi ragazzi, la soddisfazione più grande siete voi, non sono di certo un palco o comunque una cosa che purtroppo è stata veramente organizzata male. Apro questa piccola parentesi, mi aspettavo di meglio, però chiudiamo subito la parentesi e speriamo nell'anno prossimo. Come sta andando la vostra storia? State pensando di andare a vivere insieme ai grandi ragazzi? Allora, la nostra storia sta andando molto bene. Se stiamo pensando di andare a vivere insieme, ma non si sa, non si dicono queste cose. Lo vedrete comunque. No, non si sa. Dai, sono cose nostre.
Innanzitutto buon Natale e buon anno nuovo ad entrambi. Grazie. Grazie altrettanto. Pochettinasino. Volevo chiedervi quali sono le vostre aspettative per il 2015 e cosa ne pensate di quest'anno ormai passato. Ancora buon Natale, belli. Cosa ne pensi di quest'anno passato? Oh, il mio pensiero, top. Ah, bene. Il mio pensiero è che è stato l'anno più brutto della mia vita. È stato un anno di merda. È proprio un anno, forse davvero anche per me, il più brutto della mia vita. È stato l'anno più brutto della mia vita. Ma soprattutto gli ultimi mesi. Sì, per tante cose, per tante cose che non stiamo qua a dirvi, perché comunque Vabbè, andiamo oltre. Però, secondo me, quando c'è tanta tanto buio, comunque sia, tornerà la luce, e spero che questo nuovo anno 2015 sia l'anno del cambiamento, perché lo aspetto ormai da 2-3 anni. Voglio una stabilità nella mia vita, non voglio continuare a vivere nel forse, né vivere nel limbo tra boh, che ne so cosa farò, che cosa sono stato. Cioè, voglio una stabilità lavorativa e non, cioè proprio una vita stabile, perché negli ultimi 4 anni la mia vita è cambiata così, cioè, è poi anche normale avendo 23 anni. Bene. Rispetto allo stupendo 2013, com'è stato quest'anno per te e per me la godo in generale? Ti è deluso nel non aver raggiunto il tuo obiettivo dei 700.000 iscritti? Rispondo un po' alla domanda di prima, diciamo, però parlando di me la godo, diciamo che me la godo quest'anno, non so cosa gli sia successo a livello di fan, ma non solo di fan, però non so perché è vista male, non lo so. Per quale motivo vista male me la godo. Mi dispiace alla fine, perché comunque siamo un gruppo abbastanza unito e le fiere lo dimostrano. Spero che comunque sia si riscatti anche soprattutto il canale, perché il canale diciamo che è lasciato molto accantonato, ma perché semplicemente ragazzi, perché siamo cresciuti tutti e quindi ormai se vogliamo divertirci insieme non usiamo me la godo, ma usiamo i nostri canali, tutto qua. Mila. Deluso no. Ma in realtà non è mai quasi parlato, cioè, non ho mai parlato, perché io mi ricordo che in un video di Battlefield erano, diciamo, 4 forse delle statistiche, però sì, nel video di Battlefield 4 io dissi a gennaio, è stato un anno fantastico YouTube e voglio arrivare a dicembre a avere 700.000 iscritti. Con un canale non è stato così, ho sgarrato di 160.000, però se facciamo la somma del primo e secondo comunque sono anche 800.000. La mia soddisfazione è a dire che comunque 800.000 persone in 3 anni hanno cliccato iscriviti al mio canale, quindi è comunque una gioia pazzesca. Vai, andiamo avanti. Io. Giulio, fai apparire questo commento al minuto 6:43 del tuo video. Giulio, ti volevo dire che se questo è il tuo cane, dov'è? È veramente, veramente molto amore, molto ma carino. È inutile che lo fai vedere, lo farò vedere nell'immagine, la metterò nell'immagine in HD. E quando tutto sarà finito, non ci leggo. E quando tutto sarà finito, ci pensi mai? Questa è la mia domanda. Purtroppo non sono riuscito a registrare un video, anche se ci tenevo. Un augurio alla Silvia e a te, e non mollare mai, sei un grande. Altrettanto auguri. Quando tutto sarà finito sarà perché sarà un bel ricordo. Sarà sicuramente un bellissimo ricordo. Sarà perché tu non lo vorrai mai, perché non mollerai mai. Sarà perché o sono costretto, o perché ti ho ucciso perché hai giocato troppo a Destiny. Comunque sia, sì. Oppure perché ho trovato comunque un lavoro, una stabilità fissa economica, eccetera. Ma non è quello il discorso. Sì, perché comunque per YouTube io alla fine sono uno dei pochi YouTubers che comunque ha sempre lavorato oltre che a fare il video, quindi diciamo che non è vero quello che ho appena detto, però comunque se trovo un lavoro che comunque non avrò mai, mi impegni la giornata invece che fare video 8 ore al giorno di lavoro, esatto, sicuramente sì. Troverai meno tempo da dedicare a YouTube, esattamente, lì farò, ti tirerò meno la corda. Aia, questa mi sa che è l'ultima. No, c'è anche la domanda video. Jess ha una domanda sia per te che per la Silvia. Vorrei sapere se guardandovi indietro rifareste tutto quello che avete fatto, se avete rimorsi o rimpianti, se vi sentite realizzati. Siete bellissimi, un bacio Jessica. Ma che occhiaie ho dopo? Sì, te lo dico sempre, giochi troppo adesso. Ma vai, che dormo poco, vai. La nostra storia, forse tornando indietro qualche cosa la eviterei. Nel senso del mio comportamento, forse eviterei di fare qualche cosa che ho fatto dai 17-18 anni, perché
Eri stupida. Ero stupida. Però niente di che. No, niente di che, nel senso di morsi e rimpianti, perché alla fine se siamo come siamo adesso è perché siamo cresciuti, esatto, insieme, abbiamo fatto errore, abbiamo fatto cose giuste, cose sbagliate. Sì, sono 7 anni e mezzo, ragazzi, cioè vuol dire che comunque sì, ne abbiamo passate di cotte di crude, però comunque ci sentiamo realizzati. Ci sentiamo realizzati. Io mi sento molto realizzata, ma penso che l'anno prossimo ci sentiremo ancora di più. Comunque, facciamo andare alla domanda video di questi due ragazzi. Ci vediamo tra poco. Ho selezionato due video. Questa è una domanda. Poi alla fine video ci saranno un po' di foto, immagini e video che mi avete inviato, ragazzi. Quindi rimanete qui. Questa è una domanda per il tuo Fact Time da me e la mia ragazza. Quale serie di video farai nel 2015? Un saluto e buon Natale a tutti voi, a te e alla tua ragazza. Ciao. Ciao ciao. Allora, intanto saluto te e la tua ragazza, ti ringrazio tantissimo per il video. Anch'io siete veramente dolcissimi. Allora, quest'anno ho tantissimi progetti con YouTube. Allora, innanzitutto inizierò a inizio anno, quando poi mi stabilizzerò, a fare una scaletta, nel senso farò un video dove dovrete vedere tutti, dove dirò X giorno X farò X, il giorno comunque della settimana. Mi hai eclissata sabato, tutto questo video, sabato sabato tipo farò il fuck, domenica farò tipo FIFA, lunedì un episodio di un let's play a caso, il martedì farò qualcos'altro, insomma avete capito, dei giorni in quale, la quale voi tornate a casa, mi sintonizzate sul web come faccio io con i The Show, che tipo ogni mercoledì un elfo dai, ma c'ho aia, ah, ma ti tiri i capelli, basta, aia, dai. Mamma mia, c'è la testa enorme che non ti va giù. Ah, le orecchie. Continuo a parlare. Comunque, vi stavo a dire che avrò tanti progetti, ragazzi, sicuramente tante nuove rubriche. Cercherò di espandermi, farò tantissimi video al giorno, soprattutto le live streaming, farò davvero tante cose. Sicuramente rimarrete contenti, ragazzi, perché mi impegnerò e vi darò il 100%, soprattutto lei la vedrete molto più spesso. No, mi fai la tipo. Vabbè, comunque, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Lascio i video che mi avete inviato e prometto, ragazzi, che nell'anno nuovo io ho bisogno tanto, soprattutto io e la Sivi insieme, basta, sembro un idiota perché dobbiamo parlare cose serie, e mi riposerò probabilmente nell'anno nuovo, così non ci sarò per 1-2 settimane, che poi non sarà mai così, però comunque non ci sarò per un po' perché ho bisogno di staccare un po' da tutto, dedicare solo a me stesso, a lei e alla mia famiglia, tutto. È in progetto una bella cosa, quindi la che faremo tutti insieme. Che cos'è in progetto? Io vi lascio, vi auguro a tutti buon Natale, anche alla Ziza. Buon Natale. Io mi sono spaventato guardandomi con lo schermetto, c'ho degli occhi che fanno veramente paura. Sono molto rossi perché giochi troppo alla PlayStation. Ma non è per quello, basta, non è per quello che poi pensano male. Ma dai, giochi troppo alla Play. Io vi saluto e vi ringrazio, ragazzi, ancora buon Natale, buon anno, c'è tempo perché farò ancora dei video. Oggi che giorno è? Cioè, quando vedrete il video è martedì, mercoledì, giovedì ci sarà un video con Ron su FIFA. Ho fatto un video con Anima, andatelo a vedere su FIFA, spettacolare, ci sarà un video con Ron. Poi andrò su GTA, anche se dovrei farlo un po' prima, quindi forse non lo so, forse farò prima GTA perché è uscito l'aggiornamento con la patch di Natale, quindi... Ma perché c'ho un quadrato intorno alla faccia io? Perché mette fuoco più te che me. E niente, ragazzi, io vi saluto, guarda come si fa. Dai, smetti. Ciao. Ciao. Puoi anche spegnere, si spegne davanti e da dietro. Wow, che bel effetto, carino mio. Non va più. Non avrei mai pensato che dal nulla potesse venire fuori tutto ciò che ho creato. Non dovremmo mai cedere. Noi ti seguiamo tutti i giorni. Tutti i giorni ci vediamo per vedere i tuoi video insieme. Che dai Gabbo, continua così che sei un grande. Un saluto da Federico e Giulio, buon Natale. Buon Natale. E ciò che vedete è la conseguenza delle mie azioni. Per questo, ragazzi, voglio lasciarvi con un pensiero: lottate in ciò che credete, create una leggenda di cui io possa essere fiero.